Se possiamo considerare eccezionali le opere e la vita di Raffaello, altrettanto unici furono gli eventi che caratterizzarono la sua morte e la sua sepoltura. Fu una morte improvvisa, giunta dopo alcuni giorni di febbre, ma fu anche una morte misteriosa, sebbene siano state fatte varie ipotesi. Tra queste, la sifilide, suggerita dalle parole del Vasari, che lo diceva molto affezionato alle donne. Questa tesi però si dimostra poco credibile, poiché trattandosi di una malattia altamente invalidante, la sifilide non gli avrebbe certo permesso di lavorare così intensamente fino alla fine. Più probabilmente si trattò di una polmonite o della malaria, una malattia poi mal curata e a portarlo quindi alla morte. Negli ultimi giorni di vita Raffaello comunque riuscì a disporre le sue ultime volontà, incaricando alcuni amici di vari compiti. Al Baviera affidò la sua amata Margherita Luti, o la cosiddetta Fornarina, a Baldassarre Peruzzi, pittore e architetto con il quale aveva condiviso giorni indimenticabili alla Farnesina, chiese di restaurare un'edicola del Pantheon dove volle essere sepolto, e a Lorenzetto infine di scolpire una statua della Madonna, poi detta del Sasso, da porre sopra la propria tomba. Ma fece anche una richiesta più singolare. Volle che vicino al proprio sepolcro fosse collocata una lapide dedicata alla fidanzata ufficiale, Maria Dovizi da Bibbiena, morta anch'ella prematuramente, e alla quale Raffaello volle rendere onore con questo gesto. Lo studio delle antichità di Roma, di cui Raffaello voleva far risorgere la grandezza, come dimostra la famosa lettera a Leone X, scritta insieme a Baldassarre Castiglione, si manifesta anche nella scelta del luogo di sepoltura. Il Pantheon era considerato allora, come adesso, l'edificio più superbo dell'antichità, per l'equilibrio delle sue proporzioni basate sulla figura del cerchio, ma oltre all'edificio in sé, che esercitò un sicuro fascino su Raffaello, anche alcune testimonianze presenti al suo interno ebbero il loro peso. Vista la particolare posizione dell'edicola architettonica da lui prescelta, dove erano conservate due reliquie sacre di grande popolarità e devozione. Da una parte la Madonna col Bambino, il santo protettore dei pittori, e dall'altra la cassa con la quale, insieme a questa icona, era giunta dalla Palestina la Veronica, il sudario con il quale fu deterso il sangue e il sudore di Gesù durante la salita al Calvario. Questa combinazione tra il panno sacro che veniva esposto ai fedeli nel giorno di Venerdì Santo e la morte di Raffaello avvenuta nel medesimo giorno rende ancora più suggestiva la data di morte del celebre artista, tanto che il cerimoniere del Papa, Paride de Grassi, nel suo diario annotò che il giorno prima, Giovedì Santo, si era verificato un crollo proprio nelle logge in cui erano da poco terminati gli affreschi di sua invenzione. Questo evento fu interpretato come un segno premonitore della disgrazia imminente. Cominciò così a diffondersi un'idea prodigiosa della sua morte, che ben presto, insieme alla bellezza e alla creatività, le sue opere ne fecero il divin pittore. Vent'anni circa dopo la sua morte, un monaco cistercense, Desiderio da Diutorio, istituì nel Pantheon una compagnia formata da virtuosi dell'arte, gli stessi che nel 1833 vollero riaprirne il sepolcro
e risolvere così un'antica diatriba sull'appartenenza o meno a Raffaello di un cranio conservato all'Accademia di San Luca e al quale i giovani studenti si rivolgevano per invocarne protezione e ispirazione. Il 14 settembre 1833 furono riportati alla luce i suoi resti. L'evento epocale fu immortalato da due disegni del pittore Vincenzo Camuccini. Il primo illustra lo stato dello scheletro appena rinvenuto, il secondo invece fu eseguito dopo la sua pulitura e la ricomposizione. Tutta la sua figura risultò ben proporzionata e dalla dentatura perfetta, quindi un insieme di elementi che ci rimandano l'immagine di un uomo di sicuro fascino, esattamente come viene ricordato dalle fonti.